concreto il progetto di fare la fondazione su input di Enrico Capucci, che ne è il direttore generale, e con l'egida e la supervisione del maestro Capucci. Volevo innanzitutto ringraziare tutte le entità e le persone che ci hanno consentito di poter fare questo primo intervento di digitalizzazione sul nostro archivio storico. Un compito molto importante che è stato eseguito con grande impegno dalla mia collega e amica Maria Elisa Nannini qua presente, ma soprattutto devo ricordare la Direzione Generale degli Archivi, il Ministero dei Beni Culturali, la Direzione Generale dei Beni Librari che ci ospita oggi qui e la NAI nella persona di Isabella Orefice e il sovrintendente degli archivi per il Lazio, professore Donato Tamblè. Mi ricollego a quello che ha detto Tamblè questa mattina per auspicare che questa giornata non sia l'epilogo di un lavoro triennale complesso, articolato e vivace, pieno di cambiamenti, discussioni, ma molto, diciamo, stimolanti, ma piuttosto sia la finestra per portare avanti nel futuro con successo e conseguire altri risultati ed altri lavori e incontri. Il rapporto tra Capucci e lo spettacolo si sviluppa in una maniera piuttosto particolare, con delle situazioni eccellenti, come con il cinema. Il suo lavoro con Pierpaolo Pasolini realizzò i costumi di Silvana Mancano per il film Teorema, o con il teatro, con Franca Valeri. Per Franca Valeri ha realizzato quasi tutti gli abiti che lei indossa nelle sue performance. Oggi però vorremmo parlarvi e farvi vedere una testimonianza importante legata alla lirica, e in quanto proprio questo è uno dei nodi del mondo di Capucci, la sua grande passione per la musica classica e la lirica in particolare. Si tratta di due estratti dai filmati dello spettacolo realizzato dalla Rai 1 in Eurovisione, rispettivamente nel 1986 e nel 1991, dedicati a due momenti particolarissimi in cui si volevano celebrare le piazze d'Italia, e questa era un'idea di Vittoria Cappelli e Vittoria Ottolenghi. L'episodio in particolare, il primo di cui vi faremo vedere, è legato alla complessità della realizzazione dei 12 costumi delle ancelle della Norma, che furono eseguiti con l'aiuto, il sostegno e il contributo della sartoria Farani. Si trattò di creare una situazione molto bella di interazione tra creativi e artisti di alto artigianato. Oltre alla Farani, contribuirono a lavorare con noi, a eseguire, quindi a completare questi oggetti meravigliosi che vedrete, anche Rocchetti, che realizzò le parrucche e i relativi serti, diciamo, diademi di foglie di mirto come un serto, e Pompei per le calzature. Il lavoro con la sartoria Farani fu veramente eccellente ed eccezionale, in quanto era molto complesso. Si trattava di realizzare 12 costumi in taffetà bianco, taffetà di seta pura bianco. Per ciascuno di essi furono consumati quasi 20 metri di taffetà. Erano costituiti da tre code, quella centrale della gonna e quelle delle due maniche, che erano foderate in lame argento. Un leggero ricamo di cuvette, piccole strisce di cuvette argento, decorava la coda. Il corsetto completava la parte di abito, un corsetto fatto di cordoni d'argento di differenti dimensioni legati uno all'altro. La parrucca, di un rosso fulvo di un metro e mezzo circa, completava tutto l'effetto di queste ancelle in questa atmosfera antica e selvaggia della Norma di Bellini. L'omaggio alla Callas, che esordì appunto all'Arena di Verona proprio con la Norma di Bellini, Capucci lo volle dare in questo modo, ricreando e infilandosi, proprio determinando l'atmosfera
di spazialità e di sospensione dell'Arena di Verona, che è enorme. E quindi questo fu il primo segnale, entrare dentro questa sospensione. Il secondo era quello di sentirsi coinvolti dall'effetto ieratico della voce della Callas che si ascoltava registrata durante lo spettacolo. Che lei interpreta nella Piazza Unità d'Italia è una vedova che indossa un abito nero di taffetà con un volant plissé tutto coperto di grosse cuvette piuttosto grandi e con una frangia di canottiglie. Capriccio di Strauss al Teatro San Carlo di Napoli. In questa circostanza Capucci realizzò i due costumi per quella performance. Thank you.
dal barocco al contemporaneo e afferma che tutto ciò che si è fatto nell'infanzia poi ritorna nell'età adulta. L'insieme delle sue esperienze di vita ne fanno quello che è oggi, un grandissimo artista, generoso, un creativo eccellente, cultore dell'arte, della musica, della natura, della bellezza e del colore. L'esperienza all'Accademia di Belle Arti è quella che gli ha fatto praticamente rinascere negli anni 80, quando ha deciso assolutamente di dedicarsi solamente a ciò che amava, a ciò che era la sua passione. Sito. Fondazione che è nato nel 1951, fanno parte oltre 400 pezzi fra creazioni d'alta moda e abiti scultura, 300 illustrazioni, circa 22.000 disegni, 20 quaderni di bozzetti, 50.000 articoli di stampa, circa 40.000 fotografie e oltre 150 audiovisivi. Attualmente è in corso il riordino dei materiali iconografici, quindi disegni, illustrazioni e fotografie, che vengono progressivamente schedati secondo standard catalografici e archivistici e quindi digitalizzati. È in corso anche la schedatura degli abiti, che viene effettuata secondo un tracciato compatibile con quello della scheda VEAC dell'ICCD. Molti di questi materiali sono già visibili sul sito della Fondazione Roberto Capucci, che avete appena visto, su quello di Archivi del Novecento e sul portale Archivi della Moda del Novecento. Per quanto riguarda invece l'archivio storico degli audiovisivi, ci troviamo di fronte ad un archivio molto ricco, in cui sono conservati documenti assai importanti, i primi risalgono infatti agli inizi degli anni 50, e sono documenti di tipologie molto diverse fra loro, sia per quanto riguarda formati e supporti, sia per quanto riguarda i contenuti. Sono infatti presenti moltissime interviste a Roberto Capucci, realizzate spesso anche da personaggi di grande rilievo, come per esempio Irene Brin. Ci sono molte interviste su Roberto Capucci rilasciate da celebri personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, fra cui possiamo ricordare Franca Valeri, Catherine Spack, Valentina Cortese, Raina Cabaivasca, che avete appena visto, che sono soltanto alcune delle artiste che hanno indossato e che indossano attualmente Capucci. Abbiamo poi servizi e documentari su Roberto Capucci diretti da noti registi, per esempio Mauro Bolognini, trasmissioni televisive di livello nazionale e internazionale, questo appunto era uno stralcio di questo tipo di documento, e a cui Roberto Capucci ha contribuito con le proprie creazioni. Abbiamo poi servizi giornalistici realizzati in occasioni di sfilate, presentazioni, mostre ed eventi speciali riguardanti Roberto Capucci e le sue creazioni, e spesso sono servizi realizzati anche da grandi firme del giornalismo della moda e dello spettacolo, come per esempio Bianca Maria Piccinino.
Abbiamo ancora riprese filmate di numerose collezioni e sfilate, alcuni spezzoni di filmati di repertorio, la settimana in, come per esempio l'Archivio del Luce, e numerosi spot e filmati relativi a creazioni di Roberto Capucci, dal profumo, per esempio, alle divise realizzate all'inizio degli anni 80 per l'Alitalia. In questo archivio, che è costituito da oltre 150 pezzi, che contengono però un totale di centinaia di filmati, sono presenti moltissime tipologie di supporti e di formati, come spesso succede per gli archivi audiovisivi, sia analogici che digitali. Abbiamo pellicola in 16 mm e Super 8, supporti magnetici, qui praticamente tutti i tipi esistenti, Betacam, Betamax, VHS, Ampex, VU, Umatico, audiocassette, tutto. E poi formati digitali, cioè DVD e CD. La conservazione e la gestione di un tale tipo di archivio è comprensibilmente assai complessa, infatti la rapida obsolescenza è una caratteristica fondamentale del mondo degli audiovisivi. I formati cambiano costantemente e anche nel caso in cui i supporti restino in buono stato, la loro durata di vita in genere è più lunga di quella delle tecnologie che consentono poi di utilizzarli, di vederli. E a dimostrazione di questo, infatti, allo stato attuale, alcuni dei materiali che sono contenuti in questo nostro archivio audiovisivo sono già da ritenersi parzialmente compromessi, a volte a causa del deterioramento dei supporti, appunto, oppure risultano comunque di difficilissima fruibilità a causa dell'obsolescenza dei formati. Al momento però tutti i materiali contenuti nell'archivio sono stati visionati. È stata creata una banca dati contenente per ciascun pezzo un record in grado di fornire le indicazioni fondamentali su ogni singolo filmato, contenuto, gli autori, il supporto, il formato, la durata, lo stato di conservazione e anche ulteriori indicazioni di natura archivistica. Il prossimo passo fondamentale, chiaramente parallelamente al riordino dell'archivio e alla schedatura dei singoli beni, sarà quello di assicurare la conservazione di tali preziosi contenuti mediante un adeguato e corretto processo di digitalizzazione, che deve essere però opportunamente studiato tenendo conto anche delle criticità che comunque riguardano anche questo tipo di supporto, perché appunto non è digitalizzando a tappeto si risolvono tutti i problemi, anzi insomma spesso se ne aggiungono di nuovi. E, nonostante le difficoltà e gli alti costi che caratterizzeranno tale progetto, il riordino e la digitalizzazione dei documenti contenuti nell'archivio storico degli audiovisivi della Fondazione Roberto Capucci rappresentano una condizione sine qua non per la corretta conservazione e la fruizione di tutta una serie di preziosi materiali in grado, come avete visto, di gettare luce non soltanto su un grande artista del nostro tempo, ma anche sull'ambiente culturale e su una larga parte della società italiana dall'inizio degli anni 50 fino ad ora. Grazie.